A questa versione online di Cineconomia, che vuole proporre film legati ai problemi di oggi e in particolare a quelli del Festival dell'Economia 2020, che come sapete è Ambiente e Crescita, il film che apre i nostri appuntamenti è Furore di John Ford, grande regista di film western. Un film del 1940 chiederete perché questo film e perché un film eh, eh, che ha 80 anni e sia pure splendidamente portati. Il motivo è semplice, eh, perché è un film eh, che ci, ci parla di un mondo molto simile a quello di oggi. Eh, la pandemia ha creato una condizione drammatica, ha rivoluzionato eh, i rapporti sociali, e una rivoluzione dell'ambiente e e ha interrotto la crescita, anzi ha dato l'avvio a una depressione come non si vedeva, non si è vista in tutta la seconda metà del XX secolo e nei primi venti di questo millennio. Negli Stati Uniti il numero dei disoccupati ha superato all'inizio di maggio quello della grande depressione degli anni 30. E allora, cosa c'è di meglio che rivedere il film che è considerato il manifesto del New Deal americano, cioè della politica di Roosevelt che ha consentito di superare quella crisi e ha ridato slancio ad una nazione che era letteralmente in ginocchio? E poi una nota, anche se per motivi anagrafici posso sembrare in conflitto di interessi, non esistono vecchi film. Eh, se il cinema è arte, l'arte non ha, non ha tempo. Come non consideriamo vecchia la nonna di Beethoven, così non dobbiamo considerare vecchi i film, i grandi film di tanti anni fa. Perché, come diceva Calvino. Rileggere i classici fa bene perché ogni volta ci propongono qualcosa di nuovo e ogni volta ci dicono qualcosa anche dei problemi di oggi. E questo film ci parla, ci offre almeno cinque motivi di attualità. Il primo, eh, le depressioni si avvitano su se stesse. All'inizio il protagonista eh, Tom Joe. Ehm, Grande Henry e giovane Henry Fonda, eh, ritorna a casa credendosi un privilegiato eh, perché eh, la sua famiglia ha 20 ettari eh, di terra mezzadria da eh, oltre 70 anni e quindi eh, ritiene di avere sufficienza eh, per campare sia pure in una eh, situazione economica già eh, gravemente compromessa. Ma all'arrivo scopre che tutto è cambiato. I proprietari hanno deciso che non guadagnano abbastanza e che bisogna introdurre soltanto metodi di coltivazione intensiva e quindi i contadini che hanno lavorato quelle terre anche da, da generazioni vengono cacciati anche con l'uso della, della polizia. Una proprietà anonima e eh, 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 lontana, a torto o a ragione, eh, considerata pilotata dalle banche, ha deciso che eh, persone che si ritenevano benestanti vengano trasformate in disoccupati e disperati. Tom non se ne capaciterà mai eh, e dirà «Una persona che possiede un milione di acri ridotto alla fame». E quindi ci dice anche che la grande maggioranza dei disoccupati di quegli anni veniva da una classe rurale cacciata, letteralmente mano militari, dalle terre che, che aveva lavorato per anni, secondo motivo di interesse. Nella tragedia, la famiglia Joe reagisce con grande determinazione. La madre, che è semplicemente ma nella edizione inglese, è il vero pilastro dell'unità familiare. Organizza in 4 e 48 il trasferimento, eh, convince anche eh, il nonno che comprensibilmente non voleva abbandonare eh, la terra su cui ha lavorato per decenni. E quindi, tutto, tutta la famiglia, otto persone, eh, si, carica, si salgono su un camion scassatissimo, eh, carico all'inverosimile affronta un viaggio di 2000 km su strade anche eh, dissestate. Quello che li anima è la speranza. Del resto, non pochi anni dopo, Pietro Germi intitolerà eh, il film in cui descrive la migrazione dalla Sicilia eh, eh, verso, verso la Francia, proprio Il cammino della speranza. Mentre eh, i migranti di oggi e i film che... che, che, che li raccontano ci parlano soprattutto di storie di disperazione terzo motivo di interesse in situazione di crisi economica il mercato del lavoro mostra il suo volto più spietato alla Rima in California i Jod scoprono subito che ci sono migliaia e migliaia di poveri cristi come loro di aspiranti braccianti e che i proprietari terrieri ne approfittano in modo bieco alla fine ottengono un lavoro come eh, raccoglitori di pesche a 5 centesimi all'ora, cioè 20 ore di lavoro per fare un dollaro. Ma il giorno dopo devono accontentarsi di 2 centesimi e mezzo. Prendere o lasciare è il ritornello che si sentono dire in continuazione. E chi osa una reazione, per quanto eh, moderata, eh, viene subito tacciato come agitatore e come tale è minacciato di intervento della polizia. Non solo. C'è un altro aspetto importante. Eh, I giorno da un certo punto, entrano in un ranch eh, e vedono che ci sono eh, delle guardie armate ai cancelli, non capiscono bene perché. E scopriranno eh, più tardi che eh, alla, ai cancelli c'erano degli operai, che, degli braccianti, come loro, che chiedevano Paghe più alte, e quindi i giold stavano semplicemente rendendo vana eh, la loro protesta. Quindi, dice anche, ripeto, questo aspetto eh, importante del film: di vedere come la lotta fra poveri si scatena in, questa, eh, in queste situazioni e innesca sentimenti di risentimento verso i nuovi che arrivano. Quarto motivo di interesse. Uh, solo un intervento statale razionale e lungimirante può porre rimedio a problemi di questa vastità. A un certo punto uh, i Jod arrivano in una uh, fattoria che è uno dei campi organizzati dal Ministero dell'Agricoltura americana e trovano finalmente condizioni innanzitutto decenti. I bambini, pensate, c'è una scena anche divertente, i bambini non hanno mai visto in vita loro un gabinetto, tanto per, per intenderci. Ma soprattutto incontrano dignità. Eh, hanno cioè incontrato il New Deal, e si va di nome. Deal vuol dire patto in inglese. È lo stesso termine che usiamo quando parliamo del contratto sociale di Rousseau, cioè l'accordo su cui si basa la società moderna. Un accordo che deve tenere conto del, dei diritti di tutti e delle legittime aspirazioni di ciascuno a realizzare le proprie aspirazioni. Non a caso i padri costituenti americani hanno dato oh, un'espressione bellissima e hanno inserito... La, Ricerca della felicità, chiuse virgolette, tra i diritti eh, individuali da tutelare. Voglio dire che l'efficacia delle politiche eh, necessarie a superare catastrofi come la Grande Depressione allora, o quella di oggi, non si misura solo in milioni o in miliardi di dollari, ma si misura anche nella capacità di dare condizioni dignitose al lavoro. Perché un sistema come quello eh, americano che, di oggi, che produce in poche settimane milioni, decine di milioni di disoccupati, non è un sistema equo e neppure un sistema eh, stabile in senso macroeconomico. E infine, il quinto motivo di interesse. Tom Jones eh, prende coscienza della necessità di lottare perché i diritti dei lavoratori possano essere tutelati. Con un discorso che in italiano sembra un po', un po' gonfio di retorica, in inglese estemperato dal fatto che parla l'inglese dei poveri, dice eh, alla madre che eh, vuole eh, lottare per i diritti delle persone e dei lavoratori e che lui sarà ovunque ci siano persone che muoiono di fame o bastonati dai poliziotti. Inutile sottolineare l'attualità di questo termine, visto le eh, condizioni degli Stati Uniti eh, in questi giorni. E se ne va. E la sua immagine tipica del western si staglia contro eh, eh, l'orizzonte del sole che sorge e, eh, con un messaggio politico potentissimo che eh, non è... Eh, di sinistra per, 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 per intenderci perché né il produttore che si era assicurato subito i, i diritti del, del libro di, di Steinbeck né John Ford eh, erano tali e quindi non volevano proporre il messaggio eh, politico del sol, del sol dell'avvenire in senso socialista ma volevano, eh, Ford voleva dirci che eh, con questa immagine potente che da queste grandi crisi si esce solo con cambiamenti profondi. E come non bastasse, la madre, eh, Oscar Trameritato, eh, come attrice non protagonista, eh, dice al a, a, a marito, eh, cito sintetizzando: I ricchi vanno e vengono, ma noi siamo il popolo che sopravvive, perché noi siamo il popolo. Fine della citazione e eh, si va di il with the people che inizia la eh, Costituzione americana. Il problema per arrivare all'attualità è che da molti decenni eh, l'1% della popolazione eh, si sta appropriando della quasi totalità della nuova ricchezza che viene creata e l'orgoglioso e noi siamo il popolo di Mahjoud rischia di essere sempre meno vero perché, semplicemente perché i ricchi non vanno e vengono come diceva lei ma restano e per di più si arricchiscono sempre di più ma di questo parleremo in altri film eh, grazie e andatevi a vedere o rivedere Furore di John Ford magari anche a eh, rileggere o leggere il libro di John Steinbeck perché credetemi, ne vale la pena. Buonasera.